Sì, vabbè, sicuramente ieri ci si aspettava, diciamo, una vittoria, era quello che forse tutti i tifosi si aspettavano. Secondo me hanno fatto una discreta partita rischiando di vincerla, ma anche di perderla, quindi diciamo nell'economia del campionato una partita che ci sta. È normale che ci si aspettano quei rinforzi, quei due o tre giocatori che possono alzare il livello tecnico della squadra, come ha detto Rastelli, e penso che la società non farà sicuramente mancare entro la fine del mercato questi giocatori, visto e considerato anche che comunque l'Avellino deve ragionare in chiave playoff oramai, e quindi insomma secondo me è meglio prendersi tutto il tempo che serve, però portare ad Avellino dei giocatori importanti che possono far fare il salto di qualità a questa rosa. Io, cioè, certe cose si sa come vanno, no? Il tifoso è normale che magari si aspettava una riapertura di mercato già con colpi importanti. Ovviamente il tempo passa, manca ormai metà mese alla conclusione del calciomercato, magari i tifosi si aspettavano già di avere qualche colpo da 90 messo in cantiere, però fatto di in questo momento di contestare, magari anche con una contestazione abbastanza, pure perché io non vedo, come ho già detto anche nelle passate puntate, non vedo leader in questa squadra. Quindi in questo momento, secondo me, i fischi possono far solo male, perché è già una squadra che ha mentalmente ha delle difficoltà, quindi io aspetterei, come dicevate voi, la chiusura del mercato e poi magari a fine mercato tirare le somme e magari andare a fare le giuste contestazioni, come è giusto che un tifoso, come diceva prima l'amico in studio, paga il biglietto ed è giusto che faccia anche le sue valutazioni, però attenderei ancora questi giorni di mercato.